Il nostro intervento di Aeroluce è strutturato a due livelli. Uno che potrei dire che è più autoriale, dove ci occuperemo di un'area che noi in questo momento chiamiamo l'arena. Mentre il secondo layer è un vero e proprio exhibition design, dove andremo a disegnare delle capsule all'interno appunto dei vari boulevard che sono stati creati dai Lombardini, per mostrare alcuni oggetti esemplificativi della luce. Una cosa che speriamo o ci auspichiamo che i visitatori facciano quest'anno è invece di andare in fiera con un obiettivo predefinito prima di arrivare negli spazi espositivi è di scoprire la fiera in modo diverso e di in qualche modo perdersi in modo molto piacevole all'interno dell'allestimento. Spero che i visitatori che andranno a vedere la fiera siano contenti di queste migliorie. La fiera, come sappiamo, è una fiera gigantesca e soprattutto Aeroluce ha bisogno anche di momenti di riposo e anche di riflessione. E secondo me i vari contenuti che sono stati pensati non solo a livello spaziale ma anche i contenuti che verranno messi nel flusso appunto della fiera penso che saranno degli spunti interessanti per tutti i visitatori.